E signori, io vi saluto così perché stiamo andando in questo Watch Dogs 2, in questa nuova parte, in questo nuovo video, a giocare l'unica missione del DLC Nessun Compromesso, No Compromise. In realtà il DLC, stavo leggendo adesso su internet, comprenderebbe molte più cose, perché comprenderebbe pure le side missions delle prove a tempo che abbiamo già completato diversi video fa, e poi altre armi e vestiti che useremo o non useremo, non ne ho idea, anche perché Marcus così è molto carino, ero ironico. Parliamo con Sitara, attenzione, e poi ovviamente giocheremo anche condizioni umane, che sono 4 missioni. Comunque questo è Gambetto di Donna, Moscow Gambit. Sono un piccolo newbo cattivo che aspetta che l'NSA mi penetri le porte. Cittadini del mondo, siete pronti per il Dead Sex? Oh, non mi sembra nel vostro stile. Calmo, è a posto. Questo qui è un problema di marchio. Se qualcuno vuole mettercelo in culo, preferisco che mi guardi in faccia. Giusto? Il regista è un vero pezzo di merda e uno stalker da manuale. Filmiamolo mentre lo umiliamo. Aumentiamo i follower. Non ti piace molto, eh? Ha fatto del male a una mia amica, l'ha fatta diventare una drogata. Gli ho chiuso il conto in banca, una cosa tira l'altra. E io e Francia gli abbiamo fatto esplodere la Cadillac del 70. Così, dal nulla. Cazzo, come bruciava bene. 1-0 per Sitara. Ah. Sta filmando qui vicino, da BDS Mania. Voglio un grande spettacolo, Marcus. Un grande spettacolo, Marcus. E aspetta, ma cos'è il banco dei pegni delle pornostar? No. Va bene, allora. Raggiungi l'ufficio di Alejandro. Alejandro, chi era di quella canzone? Oddio, non mi ricordo. Penso Lady Gaga? Credo, comunque è qui, sti cazzi. Che è successo alla tua amica? Poi ti ha aiutato? Ho passato molte notti con lei. L'ho ripulita. È stato un inferno, ma ce l'abbiamo fatta. Il problema è che se ci sei passato una volta, ti basta una giornata storta per ricominciare tutto da capo. Quindi non si è ripresa? Diciamo di sì. Sta facendo progressi, ma quello l'ha proprio incasinata. Umiliare quello stronzo accelererà la sua guarigione. Consideralo fatto. Addirittura così determinato. Se non fosse che devo cercare. Oh, un'entrata. Ci sono passato davanti e non me la son cagata. Nice. Oggi ci sono delle autentiche star. Non fa niente. Ci sarebbe da andare su. Intanto fammi vedere se c'è tipo un forklift. Forklift. Tipo quelle cose che ti sollevano. Vabbè. Abbiamo capito. In realtà sì e no, perché dobbiamo sbloccare qualcosa. E quindi andiamo a sbloccare. C'è da sbloccare l'ingresso. Ok, chiaro. Cristallino. Boom. Così si fa. No. Che bello quando c'hai. È bello fino a un certo punto. Ok. Ok, allora entriamo. Easy easy. Andiamo su, immagino. Yes. Lei ha detto che otterremo tanti follower. Conto su di te. Conto su di te. Allora, bello sto fumo rosa. Molto alla Watch Dogs, in effetti. La troupe sta facendo una specie di festa sul tetto. Forse c'è anche il tuo uomo lassù. No, non c'è. A parte sul set, evita le interazioni sociali come la peste. Se stanno girando qualcosa dentro, è lì che lo troverai, quel maniaco del controllo. Dentro si può entrare, no? Sì. Fatti un po'. Il dead sex. Ok. Io sono entrato così a cazzo duro, senza tenere parte, ma ho fatto entrare, ok. Che è il guardaroba. Alejandro Sboroski. Sboroski. E
poi lo sculacciamo, letteralmente. Non ce la posso fare, raga, Sboroschi, non ce la posso fare, giuro. Non puoi essere tu a farlo? Quella là gli frantumerebbe il cranio e non sarebbe buono per la nostra immagine. Per quanto divertente. Non sta esagerando. Va bene, quindi devo cercare di isolarlo. Se sta filmando mi toccherà ricorrere a un po' di ingegneria sociale. Ho un piano. Sentiamo. Implica un piccolo travestimento, un po' di iniziativa e un sacco di fluffing. Ma vaffanculo! Ehi, se ti trovi una scala che balla, devi stringere forte i pioli. Ok, ho capito. Stringere forte i pioli. Di pioli ne ho abbastanza, grazie. Sì, una veloce. Non mi interessa avere a che fare con pioli ulteriormente. Trova il terminale. Terminale qual è? Forza, Sexbot. Rivelami i tuoi segreti. Aiuto. Ma il terminale dove cazzo l'avete messo? Vedessi bestemmia per nulla. Oh, questo è buono. Sitara, il mio robot alieno del sesso tentacolare mi... Ok, buono. Contabilità Sadomaso. Recentemente sono stati depositati un sacco di soldi dei Bratva. Sta giocando sporco. Li ho trasferiti su uno dei nostri conti fittizi. Scegli l'ente e fai beneficenza. Che tesoro. So già a chi darli. Ah, senti, robot alieno del sesso tentacolare. L'ho chiamato Palma. Ok, buono. E adesso? Beh, ora che i soldi sono andati, posso far scappare dal set il signor Sboroschi. Biglietto gratis per Inculopoli. È un gran titolo per un porno. Lancio il crowdfunding. E io partecipo. Quali sono le ricompense? Ehi, una cosa alla volta, gente. Grande Tybon. In tutto questo non sto capendo cosa ci sia da fare, però ok. Ah, che era il cellulare di Alejandro, ma dov'è Alejandro? Sicura che possa reggere Trina? Di quanto parliamo? La nostra... Questa è la mia domanda. Forse qua riusciamo ad avere una visuale un pochino più chiara. Dai, tocca a te. Volendo sì, ma volendo anche no. Sì, dico... Aspetta, aspetta, forse c'ho l'idea. Forse mi pare di aver capito. E dai, non ora. Ok, cosa ne dite se proviamo? Forse ce l'ho, forse. Riportami all'ascensore, va. Torniamo nel nostro laboratorio, che forse c'è qualcosa di interessante. Almeno spero. Sfondami! Cosa stanno sentendo le mie orecchie, ragazzi? Non fermarti, ancora. No, mi ha fregato. Ok, mi ha fregato. Che poi sicuramente sarà una cazzata pazzesca, eh. Ne sono sicurissimo, però. Finché non ci arrivi, è lecito che tu abbia dei problemi. Possa avere dei problemi, se no suona molto brutto. Pensavo che tornare giù potesse essere una soluzione, e invece... Sì, grazie per la song sneak.
Mi credo che sappia provare piacere. Forse possiamo usare la non posso lavorare. Scarica le prove. Dove cazzo le scarico le prove, zio? Ripasso un po' la parte. Ok. Ok, buono. No. Non quello. Ma bensì quello. 17 metri. Così, vero? Oh yes, baby. A sinistra che c'è? C'è qualcosa che evidentemente è fuori portata, credo. No. Aspetta che torni nel suo ufficio. Azione. No, ha fatto una cazzata, raga. Ma che palle. Ok. Ma qua non c'è nessuno, quindi? No, non c'è nessuno. Aleandro non è lui. Ah, esce. Hackerà. E tu chi cazzo sei? Oh cazzo, sei del DedSec. Già. Senti un po', ho saputo che ti piace andarci pesante, vero? No. Chiedevo se riesci a sopportare tutto quello che fai agli altri. Oh, ora ti unirai al DedSec, è la tua iniziazione. Secondo me dobbiamo accettarlo. Punizioni corporali. Questo è il mio film. E ora voglio che tu dica amo il Dezze ogni volta che senti qualcosa là dietro. Ti piace l'idea? Bellissimo. Giriamo direttamente, senza fare prove. Amo il Dezze. Conosci le battute, vai già senza copione. Amo il Dezze. Oh cazzo. Che bravo, che grande attore. Sei mai stato dalla sua parte della cinepresa? Fagliela pagare. Ancora una per sicurezza. Amo il Dezek. Ok, va bene. Abbiamo filmato quello che ci serve. Sì, sì, ma è grandioso. Adesso lo metteranno online e guadagneremo un casino di follower. Immagino. Siamo già fuori, che bello. Missione completata. Ma 20 euro di... No, 20 euro no, però insomma... Season Pass 29 euro. Va bene. Tanto finché porta soldi e follower. In realtà 27.000 poteva andare meglio. A noi ci va bene. A noi ci va bene, ragazzi. L'avete visto? Visto e sentito? Ai? Stavamo cercando nei file di Sborowski. Ha dei soci in affari molto discutibili. Ci vorrà un po' per esaminarli tutti. Ma loro lo sanno a cosa vanno incontro quando traducono i videogiochi? O no? Secondo voi è diventato un regista di film porno perché si chiamava Sborowski? O è solo una coincidenza? Ah, ecco! Tesoro, è un nome d'arte per vendere di più. Il suo vero cognome è Inkulowski. La tocca piano il signor Tybon. Comunque c'è spuntata una nuova missione, adesso voglio un attimo vedere. È la stessa? Eh sì, perché non è finita. Infatti mi pareva strano che fosse finita qui. Perché se andiamo sull'app DedSec,
siamo solo all'inizio. Ok, adesso se mi dici che questa missione dura un pochino di più, io ci posso anche stare. Io ci posso stare, dai. No, tu devi trasferirti dentro l'Hack Spazio. Grazie. Buonasera. Succede un sacco di roba strana sotto la superficie. Lo sai già o non saresti qui, giusto? Proprio così. Beh, averti qui i follower che scaricano la nostra app per rendere tutto pubblico è un buon inizio. Com'è gobba? Che diavolo succede? Mi sa che ora per sedersi gli serve la ciambella. Sai, non devi pesare troppo. No. Quando ti siedi sul cesso. Ehi, ascoltate! Mollate tutto e venite qui! In fretta! Ehi. Grazie. Alla nostra. Cittadini dell'era digitale, benvenuti. Questo è un messaggio per tutti gli oppositori del DedSec. Se colpite uno di noi, ci colpirete tutti. Vediamo cosa da dire l'acclamato regista porno. Oddio, ti rendi molto vulnerabile se tu dici questo, Un recente tentativo di colpire un nostro membro. Alejandro sta provando le cose che costringe gli attori a fare. Se sei una sadica testa di cazzo come lui, è importante riuscire a prendere tutto quello che dai. Il messaggio è semplice. Mai rompere il cazzo a DedSec. DedSec vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. Unisciti a noi. Poi sono sempre quelle 5 persone diventate 6, grazie. A T-Bon, però vabbè. Ehi, hey, hey, amico. Hai da accendere? No, mi spiace. Ah, stronzo. Il furgone. E i miei 10 sacchi. Addio. Ah, la racchetta di padel, ecco cos'era. E dai. Ok, sì. Merda, cazzo. Usa il net hack. Cazzo, devo chiudere in fretta o sono morto. L1. Cazzarola. Totalmente inaspettato. Minuto e 13 ciò. Telecamera. Ora di qua. Di qua. Poi. Di qua lo giriamo. Vabbè dai, abbastanza easy. Nel compattatore l'hanno messo, ma cosa? Ok, recupera la tua roba. Era ostaggio dei Bratva. Volevano farmi schiacciare da una crew. Ma... ti mando la banda. Dicevo che c'era qualcosa. Forse si vendicano per BDS mania. Che gliene frega i Bratva? Continuiamo a cercare nei file di Alejandro. Deve essere per forza lì dentro. Ah, Vrench ha bucato il muro col pugno. Sì, beh, io non ne vado fiero. Nessuno ha mai bucato un muro con un pugno per me. Non c'ho neanche il quadrilotore, cose del genere. Manco la banda ha funzionato. Godo. 911, dichiari l'emergenza, prego. Aspetta che esca lui. Grazie. Ma com'è chiuso? Ma Tomà!
Ma no, lui. Il cane. Il cane. Fammi fare questo. No. Ai 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 ai. Ah no 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 no, devi andare qui. Via dalle palle. Banda, intervenite, cazzo. Polizia. Tutti. Codice 2, sospetto nella vostra zona. Procedete con cautela. Ha ucciso uno dei nostri ragazzi. State attenti. Anche la polizia. Trova la chiave, so anche dov'è, però non è accessibile in questo momento. Manda altro aiuto. Godo, via, fuori dai coglioni. Non hanno fatto fuori nessuno, bene. Che bello, non mi si inculano, godo, grazie polizia. Godo malissimo, godo malissimo. Disabilita il jammer. Ok. Non ho capito, però vabbè. Facciamo finta di sì. Ne è rimasto uno solo. Fate fuori lui e ti ringrazio. Tanto entro qua dentro, mi recupero la roba. E chi si è visto, si è visto. Grazie polizia, senza di voi non ci avrei mai fatta. Non perdetelo di vista. Raga, è una cosa utilissima questa, eh. Grazie, posso stringervi la mano? No, perché sul cerchio ti ammazza, quindi meglio di no. Va via dalla discarica, datemi una macchinina magari. Madonna, quanta gente potevo far fuori però. Come potevo semplificarmi la vita in 606 modi diversi, però va bene. Ce la facciamo andare bene lo stesso. E niente, c'è una sola via d'uscita. Che è esattamente quella. Tanto ci abbiamo la chiave, quindi. Ciao. Aspetta, fa una cosa. Tanto non sono macchine vostre, polizia, vero? Appunto, me ne frega un cazzo. Bene così. Pure il turbo c'hanno. Chi sta meglio di Marcus adesso? Sono al sicuro. Scoperto niente? Sì, Alejandro Sporosky. È peggio di quanto credessimo. Sporosky utilizzava gli immigrati illegali russi in alcuni dei suoi film. Se volevano un passaporto, dovevano accettare. È tutto documentato. E ovviamente dietro c'erano i maledetti Bratva. Direi che abbiamo un ottimo motivo per colpirli. Ora. Vengo da te, così organizziamo un piano. Ok. E anche una chitarra. A posto, già là siamo. A posto. French. Marcus. Fovatellone. So come fargli del male. Radiamo tutto il suolo con le bombe, baby! Ok, ecco, sì, potremmo fare no, così. No, noi faremo così. Rapido e cattivo. È il mio turno, Marcus. Non mettermi in un angolo stavolta, cazzo, ok? È il mio turno. Va bene, ok, lo faremo in stile Branch. Che ti serve? Allora, Sitar ha collegato delle vendite di case alla stessa persona. Un VIP dei Bratva. Ma vuoi letteralmente radere tutto il suolo con le bombe? Certo. Stile Branch, baby. Ok, va bene. Sì, facciamolo, dai. Figata. Missione completata, mi hai riportato qua, benissimo, però dobbiamo ancora finirla questa missione, vero?
Questi c'hanno un amplificatore per chitarra e il mio si è rotto. Vaffanculo. Comunque, altri 18.000 follower che schifo non fanno. Ripeto, schifo non fanno. Vado a piazzare gli esplosivi. Marcus, sei in grado di gestire la situazione mentre io preparo tutti i botti? Che tipo di situazione? Grandi manovre sul fronte dei Bratva. Li teniamo d'occhio, ma ci serve uno bravo a risolvere problemi per essere pronto a entrare in azione. Ci penso io. Ok, allora. Dove me l'hai messa la missione? Qua, sul litorale. Quindi andiamo allo stadio. Noodle Park. Il parco dei nudisti. Bannatemi dopo questa. Allora, ci hanno dichiarato guerra. Questa cosa è fuori controllo. Hanno appena provato a rapire un altro membro del DedSec e ho saputo che un hacker spazio affiliato è stato bombardato. Io li vado a cercare. I nostri server sono vittime di attacchi di DDoS. È un attacco coordinato e di massa. Prova con quello di Carrara. Ragazzi, oggi proprio non ci siamo. La mossa. Quel firewall risponde al fuoco. Vedo se posso aiutare il ragazzo in qualche modo. Non sono un ragazzo. Questa è guerra aperta. Ma è Branch? No. Branch, finisco e ti raggiungo. No, scusate, pensavo fosse Josh. In realtà è uno a caso. Che stiamo guardando? Laggiù hanno diverse auto con sopra le firme del DedSec. Merda. Quindi vogliono provare a incastrarci. Vado subito a sabotare qualcosina. Hai visto nient'altro? Droga e armi, il solito. Quanto basta per farmi restare indietro. Quindi hanno la merce. Bene. I Bratva scopriranno che costa molto rompere il cazzo al DedSec. Direi che suona bene. Non so chi sei lui, ma mi fido. Così, perché mi va. Marcus, ce l'hai un piano? Distruggi i carichi di roba. Ok, ma avete messo le... Vai a impedire che ci incastrino. Distruggere... moto vedette qui, quindi mi pare anche più easy la cosa. Auto e droga. Auto e droga! Ovviamente... il posto brulicherà di bastardi, quindi cioè neanche a parlarne. Ok, sarà un bel lavorino, ragazzi. Allora, direi di partire tanto da questa macchina qua, che in maniera molto easy. Ciao. Poi. Telecamera. Te ti potrei hackerare. Tanto non mi vedi. Cosa è successo? Vabbè. Aspetta che tanto come ti avvicini. E avvicinati qui. Godo. Ciao. E intanto anche un carico di droga se ne va. Poi dopo vediamo come risolvere la situazione più avanti. Buonoli. No, ma hanno visto. Ok, non mi dire che chiamano. No, 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 no. Eccoli. Vaffanculo. Ciao. E mi hanno messa parecchio nel culo, va. Adesso sti stronzi. Scappa. Dietro l'angolo. Bravoli. Madonna, che raffica letale che ho fatto. Non me la sei mai aspettata. Qual è l'emergenza? Ci mancava anche il 911, va. Oh, ma altri! Altri, che cos'è? Sta arrivando. Non perda la calma. Ok, forse mi hanno perso. God, adesso c'avete la polizia. Potrebbe essere tutto molto più semplice.
Invece si sta arrivando proprio un dito nel culo. Colpa di questi. No, no, io Fra non c'entro nulla. Non accostare qua perché te la dipende con loro. Bravo, così. Allora, hai capito come funziona. Ti vedo. Godo, fateli tutti fuori, guarda. Cercata in giro. Fuori portata, vaffanculo. Quello è uno di loro? No. Sì. Mando la polizia pure a te, guarda. Guarda come sono stronzo. Tanto alla fine la soluzione è sempre quella, ragazzi. Come la pistola silenziata Watch Dogs 1. Belli corazzati, godo. Adesso si ride. Sperando che la polizia poi non voglia prendere pure me. Altra polizia. Dai, polizia, ce la devi fare. Chiamali i rinforzi. Sì, ti sento. Se mi senti, dimmi. Voi che fate qua? Siete all'avventura, eh? Scappate perché vi cagate addosso, eh? Godo. Ma nella posizione dell'intruso. Ma l'intruso l'ha fatti fuori tutti insieme alla polizia, perché bisogna anche ricordare. Più che altro, se la polizia si levasse dalle palle, perché adesso devo fare quello per cui sono venuto qua, ovvero distruggere. E allora distruggiamo. Tra un po' mi distruggo da solo. Fantastico. Sono un mito. Fuori. Quarterback. Non ricordo cosa sia. Tipo un cavallo. No, quello è il quarter e basta. Devi aprire il coso, non devi fare altro. Grazie. Ci vuole due bombe, vero? E io le lancio tutte e due. Terminata. Godo, ciao. Non mi dire che non ci sono barche da questo lato qua. In realtà sì, c'è questa vela. Oh, meglio di nulla. Ma non si può. Sì che si può. Apri ste vele. Ce ne andiamo così, in stile. E fanculo Bratva. DedSec falsa, nuovo veicolo aggiunto. È finita quella missione? La montatura dei Bratva è andata all'aria, con gran parte del loro prodotto. Questa cosa gli costerà un sacco. Ho hackerato le telecamere stradali del CTOS per trovare il bombarolo. È sicuramente un Bratva. Ho mandato tutte le informazioni su di lui alla polizia. Speriamo che diano una lezione ai nostri amici russi. Per essere sicuri, avviso tutti di stare attenti sui canali del DedSec. Intanto, gli hacker dei Bratva stanno distruggendo la loro stessa rete attaccando per sbaglio la Cina. C'è qualcosa di ipnotico nel vedere andare e venire. Mai attaccare la Cina. Siamo una bella squadra.
ragazzo, siamo una bella squadra. Ho capito. Sai, mi ricordi il giovane Raymond Kenny? Beh, a parte la barba e la spocchia. Non sono un ragazzo. Puoi insegnarmi la spocchia? No, senza dubbio. Merda, hanno finito tutti tranne me. Però prometto che tirerò giù un casino da paura. Marcus, dammi una mano. Ci vediamo a Marie. Ok, non abbiamo finito, quindi andiamo, penso, a fine adesso, perché appunto è l'ultima parte, qua me lo segna così. Madonna, dove me l'hai messa? Meglio, cambiamo aria proprio. E allora qua. Nuova canzone, Song Sneak. Giorgio Moroder. Ok, va bene. Era mio amico di infanzia. Andiamo a prendere la merenda insieme. Dei poliziotti corrotti hanno trasformato la rete anticrimine del sito S in un'arma molto pericolosa. L'abuso è testimoniato da alcuni filmati in cui dei poliziotti di Oakland usano il sito S per segnarsi come sottocopertura. In questo modo potevano spacciare droga e organizzare attacchi contro membri della loro comunità. E quindi vi ho pure aiutato, pensa un po'. Il consigliere Miranda Comey ha chiesto l'indagine di una task force esterna. Vorresti mischiare i tuoi vestiti a quelli degli sconosciuti? Questo sarà un duro colpo per la Bloom. Possiamo provare che la polizia usa il CTOS per coprire le sue tracce, che il profiler della Bloom dice ai poliziotti di sparare agli innocenti. E abbiamo nomi e facce. Prove schiaccianti. Non se la caveranno. Sicuro di voler passare tutto a Miranda? È per forza. Ci vorrà tempo. Ci vorrà tempo, ma tutto il mondo lo saprà. Sarà un danno gravissimo alla reputazione della Bloom. Miranda ne ha bisogno. E lo sai. Sì, hai ragione. Che dopo una nuotatina flash andiamo giù. Eccoci qua. Per l'ultima parte, ragazzi. Che sempre mi sono da 40-50 minuti, se hai capito. Wrench. Ehi, Wrench, ti vedo. Marco. Appunto. Hai il raro piacere di osservare un maestro demolitore nel suo ambiente naturale. Cazzo, stavolta sentirai che botto! Questi pazzi sfegatati della mafia sono tutti uguali, hanno sempre da parte gli esplosivi migliori. E ho gettato un pizzico della mia polvere magica per firmare l'opera d'arte. È un privilegio guardare il maestro all'opera. Ma di chi è questo posto? Tiro a indovinare. Probabilmente i Bratva ci portano i cretini più potenti della mafia russa quando devono farli da babysitter. È pieno di tutto quello che puoi comprare coi soldi, ma ora è vuoto. E dobbiamo tenerlo vuoto, per questo mi servi tu. Il DedSec ha piazzato bombe simili in altre case dei Bratva in tutto il quartiere, ma ci serve qualcuno che attiri la loro attenzione. Mi piace l'attenzione. Ci sto. Va bene, allora. Non ci credo. Organizzo un diversivo che... Datemi un veicolo. Si va. Sto attirando le bande. Entro il tempo limite. Non so quale sia il tempo limite, però va bene. Ah, 23 secondi. Perfetto. Più provano a ucciderti, più tempo per incasinarli i giocattoli. Felice di aiutarti. Centrale a supporto aereo, sospetto c'è. Pure. C'è pure la polizia adesso, fantastico. Ok, è una prova a tempo, va bene, va bene. Pure l'elicottero, sì, vabbè. Ovviamente sono un fake Bratva. L'importante è che non mi prenda l'elicottero, quello sì. Volevo ordinarmi il veicolo, però. No, no. Ma dove cazzo mi tocca passare? Meno male che non ho preso una moto. Anche quello. Il sospetto è uscito dalla strada. Fermatelo a tutti i costi.
Si torna indietro? Sì. Ok. Devo fermarlo. Non posso più neutralizzare, che palle. Tanto fanno saltare tutto per aria. Quel che ho capito. Cazzo, sì! Affanculo. Non mi distruggete la macchina, per favore. Qua sotto. Affanculo, va là, capite. Il cambio. Ho quasi finito, ma alcuni sono rimasti ancora dentro le loro case. Puoi continuare. Sbrigati. Di solito le esche finiscono ammazzate. Sì, ho capito. Il sospetto è di nuovo no. Poi mi tocca pure. Merda, l'ho perso. Scappare dopo non sarebbe una novità. Sono nei casini. Via. Perché la macchina va dove gli pare? Adesso lo fermiamo. Vai così! Non proprio così. Sì, non proprio così. La macchina è malandata. Deve essere qui. Marcus, qui abbiamo fatto tutto, ma un'ultima cosa per te. No. Stavo ascoltando i messaggi registrati in questa villa dei Bradva e li ho sentiti parlare di una barca privata al largo e farcita con ogni tipo di narcotico illegale. Ok. Direi che vale la pena rubarla. Oh, si incazzeranno. La roba è mia. No. Dobbiamo affondare tutto. No! Ma così muoiono i pesci. Bomba! Ricercato di vincolato. Ruba la barca, dove me l'avete messa? Qua. Vogliamo ammazzare i pesci. Marcus, ruba la barca e portacela. La faremo trovare alla polizia. Un regalo del DedSec. Così ci lasceranno un po' in pace e inizieranno a rompere le palle ai Bratva. Non fa una piega. Mandami le coordinate e ve la porto ancora calda. Ci vediamo lì. Ok, chi è che mi ha perso? Non lo so. Sono in fuga dei Bratva e questo è buono. Non mi devono vedere. Ecco il riassunto della storia. Tanto se la... qua c'era... sapevo io, raga. Sapevo che c'era il codice da scassinare. Però aspetta. Forse qualcosa riusciamo a farlo. Forse un ragno dal buco lo capiamo. No. E dammi il jumper, grazie. E c'è sta impulsività che mi porta a fare ste cagate. Ok, ti devo hackerare per fo' e tu madre. Posso usare sto jumper, grazie. Allora sei proprio stronzo. Fatelo di. Allora, come sei stronzissimo. Grazie. Alleluia. Giù. Non è che ce la possiamo tenere sta barca, no? Perché sembra anche che c'abbia qualcosa di speciale. Allora poi mi sbaglio, eh. E allora facciamo finire così gambetto di donna? Appena in tempo. Ci stiamo preparando.
Sei troppo lento. Attenzione. Bomba. Due. Adoro. Ah, forma di Dedsec. Oh, però non male come missione DLC, eh? Per niente male. Devo essere onesto, niente male. Tutto in game, tranquillo. Voglio follower adesso. Perché Alcatraz? A parte che c'è la nave, però. Ci è voluto poco. Trofeo guadagnato. Bene così. Che potenza. Nessuna chiamata? No, anche perché erano insieme prima, quindi io vi saluto. 17 punti, sono due da sbloccare, ma non so che prendere. Più stabilità delle armi, ok. Ci sta. Bombe d'elettroshock, come funziona? Oddio, non male però. Me lo piglio subito. Ok ragazzi, grazie della visione di questo DLC. Adesso passeremo all'altro, perché c'è anche condizioni umane e andremo a fare pure quello. Grazie ragazzi, alla prossima. Da dire tutto, like, iscrizione.